Poco te lo vedo, non ti fermare. State buoni e non vi succede niente. Tirate fuori i soldi. Presto, sbrigatevi! Forza! Tutto quello che c'avete. Io questo so. Presto! Anche tu, presto! Forza! Forza, non! Apri quella porta! No! Non c'è la merda! No, questo no! Per favore! Presto, porca troia! Non mi fate perdere la stessa! Tiro fuori quel portafoglio! Ma quello che ti dice, non vedi! Ma che sei paralitico! Sbrigati! Continua a guidare, lui ti ha fermato, dai! Ma che fa tanto? Apri! Apri! Certo, può essere pericoloso, è meglio non toccarlo. Ma non lo lasciate lì per terra, non lo vedete come sangue, povera? Ehi, presto, riparta, arriviamo in piazzale Flaminio. Lì chiamiamo un'ambulanza. Ma dove arriveremo di questo passo? Scrivi gli occhi, non lo ammazzate. Non c'è nessuno che riesce a venire la paioletta. Ogni giorno se ne sente una. Coraggio, ma piano. Non si può più, uscite, è puro dentro casa, ti vengono a ammazzare. Piano, piano, andate piano. Abbiamo avuto una rapina, c'è un ferito grave! Non c'è un medico tra voi per caso! Una rapina! Una rapina! Ma che è successo? Io sono un medico, permesso, un medico. Permesso, permesso, fatemi passare! Permesso! Polizia, una rapina, su un autobus, a piazzale Flaminio, presto! Che è successo? Hanno sparato una rapina! Ma chi è stato? A due banditi mascherati! Non c'è più niente da fare. Sono un medico. Ecco i documenti del ragazzo. 18 anni. Pensi lei ad avvertire la famiglia? Chi era presente al delitto rimanga a disposizione. Gli altri si allontanino, per favore. Ma che aspettate a impiccarli, questi delinquenti? E adesso, che gli dite a quella disgraziata della madre? Io gli darei a tutti l'ergastolo. Ma che ci state a fare voi della polizia? E che possono fare, se non è mano legale? Allora ci dobbiamo difendere solo. Ci hanno portato via tutto. Siamo arrivati al punto che non si può nemmeno più uscire di casa. Qui andiamo sempre peggio. Ah, l'ambulanza. Adesso arriva. Adesso che non serve più. Tu cosa fai? Era il mio fidanzato. Sentito, bellezza, alzati, dai, su. Ma che fate? L'arrestate? Ma è un bravo ragazzo. Pensa solo a lavorare. Infatti lavora troppo. Bisogna che si riposi un po'.
Scusate, brigadiere, forse quel pugno ve l'ho dato un po' troppo forte, eh? Non c'è male. Non ti è sembrato vero di mettere le mani addosso a un tuo superiore, eh? Ma che dire, brigadiere, per me i superiori sono sacri. Però è venuta una bella scena, no? Ha visto come ci hanno creduto. Sì, però ci potevi far correre un po' di meno, no? Allora, che cosa c'è di tanto urgente che è venuta a cercarmi di persona? Quei due dell'autobus. Me li devi trovare tu, ci conto più. L'immaginavo. E infatti me l'ho già dato da fare, solo che Roma è grande e i delinquenti sono tanti. E non è detto che siano delle stesse zone che frequento io. Sì, lo so, ma tu continua a pistare. Non devono avere neanche una possibilità di farla franca. Stia tranquillo, io ce la metto sempre tutta. Oh, accostati. Biondi? Sì? Sta nascosto per un paio di giorni. Poi di in giro che il giudice ti ha rilasciato per insufficienza di prove. Tanto oggi succede sempre così. Stia tranquillo, dottore. Mi ficco in un letto e mi rialzo dopodomani. E chi c'è dentro al letto stavolta? Una brava ragazza che vuole redimermi. Brava come? Non lo so, ancora non l'ho provata. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Ciao. Vai. Aspettatemi qui. Va bene, dottore. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Salve, ragazzi. Buongiorno. Ciao, Laura. Salve. Attenta a quei due, eh? Sono loro due che devono stare attenti. Buongiorno, dottore. Non sarà mica marijuana. Ma che scherza, dottore, è una nazionale. Non si sa mai, con l'ambiente che devi frequentare. Oh, mica balli tanto bene, però, eh? Ah, sto fuori allenamento. Piero. Oh, bonjour. Ma non è che mi stai diventando finocchio sul serio? Ah, dottore, a me mi chiamano il mandrillo. Sì, sì, va bene. Dottore, buongiorno. Ah, Ciavarro, come stai? Finalmente sei vestito da uomo, eh? Bravo. E questa dove l'hai rimediata? È una pistola russa. Ciao, signori. Ciao. Buongiorno, commissario. Ciao. Allora, io vado. No, aspetta qui, De Rossi, dopo ti devo parlare. Bene. Siedi. Ah, guarda, se sei venuto a chiedermi altri uomini oltre a Biondi, ti dico subito che non ti posso accontentare. Sono tutti occupati. Scusa, io ancora non ti ho detto chi mi serve e per che cosa. Ma non è per la rapina dell'autobus. O sbaglio? Non sbaglio. E allora vale quello che ti ho detto prima. Questa volta è diverso. Mi devi credere. Questa volta devi fare un miracolo. M'hai preso per Sant'Antonio? Dici sempre così. Ogni volta che c'è un delitto per te è diverso. Io capisco il tuo stato d'animo. Ma perché devi farne sempre un caso personale? Hanno ucciso un ragazzo di 18 anni. Senza motivo, come è successo a mio fratello 2 anni fa. È stata dura per me. Ti assicuro che non ne faccio un caso personale. Ma se potessi usare i tuoi uomini, De Iulis, io lo troverei l'assassino. Hai preso gusto a lavorare con la squadra speciale, eh? Sono dei ragazzi molto in gamba. Betty, che cosa vuoi che ti dica? Io mi limito a dirigere il vivaio e addestrare questi 4 gatti che mi danno col contagocce. Senti, prova a parlarne col capo. Se lui è d'accordo, io sono contento di aiutarti, eh? Ah, fagli il nome di De Rossi. Non potresti trovare di meglio per quello che ti serve. E poi è affiatato con Biondi, sono molto amici. Tu dove bazzichi? Dalla Tiburtina alla Tuscolana. E qualche volta anche sull'Appia. Bene. Allora io vado dal capo, anche se ci spero poco. Ogni volta che apro bocca va sulle furie. Ce l'ha con i miei metodi. Arrivederci. Agli ordini, commissario. In bocca al lupo. Allora, dove hai pescato questo giocattolo? Ecco il commissario. Andiamo. Tira un po' giù il vetro. Ah, guarda chi c'è. Chi è, sul commissario? È Zucchelli, ha rubato la Mercedes. Andiamo, Antinori. Tu seguici questo.
Ciao, Zucchelli, come stai? Che bella macchina ti sei fatta. Bella. Una vettura di prestigio. Complimenti. Complimenti? Ah, senti, stiamo andando in ufficio e siamo senza macchine. Ci puoi dare un passaggio? E come no? Grazie. Vai, vai, il semaforo è verde. Guarda come piove, governo ladro. Antinori. Oh, come l'ho detto, si fa per dire. Lo sai dov'è il sesto distretto? No? Allora guarda, ti insegno io la strada. Adesso tu prendi la prima a sinistra e poi la seconda a destra, eh? Lo so, lo so. La testa dura, eh? Te l'ho detto dove devi andare. Tu non hai ancora capito bene. Eh? E adesso vai. Vai, che verde. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Abbiamo un ospite. Vogliamo scendere, tesoro? Piano, maresciallo. Ecco, è tutto vostro. Sono Carucci. Trattatemelo bene, eh? Ha fregato la Mercedes, ma poi ha avuto una crisi di coscienza ed è venuto a costituirsi, vero? Ma quale crisi? Mi raccomando, ragazzi, materasso di gomma piuma e termocoperta soffice di lana. Ah, maresciallo, basta, famola finita. Salve, commissario. Salve. Ciao. Sgombra, sgombra di qui. Commissario. Salve. Fondi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, c'è il capo? Sì, è già arrivato. Buongiorno, commissario. Salve. E avanti. Ha 2 minuti per me. Ah, salve, detto. Allora qualche volta te lo ricordi che esistono i superiori. Accomodati. Grazie. Ti servirà qualcosa, immagino. Già. Un uomo della squadra speciale. Sì, mi ha già telefonato di Giulis. Bene, così risparmio tempo. Allora cosa ha deciso? Mi aiuta a prendere gli assassini dell'autobus? Col tuo solito sistema? Non ne conosco di meglio. Ah, certo. Le indagini dirette del magistrato, i rilevamenti, le testimonianze, per te non esistono. Lei sa meglio di me che il 60% dei reati rimangono impuniti. E sa perché? Perché questi sistemi non servono più, o quasi. I criminali è raro che lascino tracce. E i testimoni, ammesso che abbiano visto qualcosa di utile, hanno paura a parlare. Non tutti. Comunque una grossa percentuale. E che purtroppo tende ad aumentare. Oh, via, non esagerare. Che c'è scritto lì? Sub lege libertas. Sarebbe meglio non tenerli troppo in vista, quei quanti. Ma, Betty. Ma non le sembra una limitazione della libertà? Che oggi la gente, per la paura, eviti di uscire la sera, tema di andare in banca, si precipiti a riprendere i bambini a scuola. No, io a tutto questo non ci sto. Quando trovo un delinquente lo stanno. E finché non lo trovo, non vi do pace. Sì, è giusto. Ma ogni tanto dà un colpo di freno. E dentro sono l'unico che ti difende. Anche se mi procuri più guai tu che tutta la squadra mobile messa insieme. Va bene, grazie. E inoltre, non ti dimenticare che la questura non esiste soltanto a Roma. Ma ce ne sono anche in altre città un po' più fuori mano. Anche la delinquenza non sta solo a Roma. Per me dovunque mi sbatta non mi sta bene. Ah, a proposito, la gente che ha chiesto a De Julis sta già galoppando. Grazie. Thank you.
rompila quella stronza, ma sbrigati! Aiuto! Oddio, lo ammazzano! Non ti picciare, può essere pericoloso. Sbrigati! Scappiamo! Bisogna chiamare il 113. No, c'è un commissariato qua vicino. Mi faccia la cortesia, vado a chiamare il 113. Vado, vado. Così leviamo di mezzo questi immondizi. Ecco, sì. Buongiorno, signora. Buongiorno, Sandra. Non fai colazione? No, prendo solo un caffè, oltre. Come al solito. Nicola, si ricordi i vetri laggiù? Sì, signora. Armando, due caffè speciali. Subito, signora. Grazie. Stavolta hai abbassato il tuo record personale. Perché? Dopo più di un mese che non ti vedo, ti presenti alle 3 di notte e alle 8 già scappi via. Che cosa mi stai facendo? Una scenata? No, lo sai che non sono capace. Signora, sì? Mi scusi, il 12 lascia la stanza, ha chiesto il ponte. Adesso vengo. Grazie. Grazie. Senti, io non ho ancora capito se stai con me perché ti piaccio o perché ti fa comodo avere un amico nella polizia. Tu lascia la polizia e lo saprai. Buongiorno, commissario. Ah, De Rossi. Come hai fatto a sapere che stavo qui? Beh, noi ci infiltriamo dappertutto. Voi dovete infiltrarvi nella malavita, non nella mia vita privata. Ho buone notizie da darle. E cioè? So chi è l'assassino dell'auto. È un bel quarto d'ora di tempo. Andiamo a fare un caffè. Perché no? Va bene, ci vediamo domani da Franco. Ciao, porta guaro, mi raccomando. Va bene, ciao. Ciao. Stavolta non scappi! Sei tu che hai ammazzato quel ragazzo! Parla, parla! Era qui che era seduto quando l'hai ammazzato! Ma che vuoi? Ma di che parli? Io non so niente! Sei tu che l'hai ammazzato! No, e lasciami! Aiutatemi! Parla, sei tu che l'hai ammazzato! Ma che fai? Ma ammazzi! Sei stato tu! Lasciami! Parla! Ma che succede? Un momento, ragazzi. Al commissario gli serve l'autobus ancora per 5 minuti. Al commissario? Al commissario. E che c'è? Andiamo dentro che ve lo spiego. Dove è stato, Stava qui! Oddio! Oddio! Oddio, mi stai ammazzando! Oddio! Aiuto! Oddio! Aiuto, è stato tu a uccidere quel ragazzo!
vado io! Parlo, ammazzo! Sei stato! Chi è stato? No! È stato il cinese! Il cinese! Sei arrivato, cinese. La pistola trovata addosso al predetto Luciano Bucci, soprannominato il cinese, è dello stesso calibro dell'arma usata per l'uccisione del ragazzo sull'autobus. Vi è in attesa di ricevere i risultati della perizia balistica e ci riserviamo di trasmettere a codesta Procura della Repubblica quanto prima. Firmato, eccetera, eccetera. E anche questa è fatta. È stata una nottata lunga, eh? Perché non va a riposare, commissario? No, Antinori, non è ancora finito. Agli ordini, signor commissario. C'è una macchina pronta per portarli a Re Bibbia? Certo, dottore. E allora pensaci tu, intesi? D'accordo. Quella mandala pure alla scientifica per la perizia balistica. Certo che me la porto a casa. Pazzi Righetti, venite qua. Queste due vanno a Re Bibbia. C'ho coraggio, aria. Via. Muoviti. Questi due vanno a Re Bibbia. Dammi un foglio da compagno. Ah, Antinori. Sì? Rimetti libertà, Musillo. Se lo merita. Se non fosse stato per lui, non li avremmo mai presi, quei due. Ha sentito? È stato quel fio della mignotta di Musillo a denunciarci. Ti giuro che la macchina cara sta spiata. Pazzi, falli scendere, la macchina è pronta. Bene. Ma che c'entra Musillo? Appena fuori lo massacrano di botte. In fondo non sarebbe un gran danno. Comunque fallo seguire. Così vediamo chi è che esce dall'ombra. E prenderemo due piccioni per un affare. Rileggo il rapporto e poi vado a letto anch'io. Arrivederci. Arrivederci, commissario. Ci faccia una bella dormita. Ma che era un tiro da 20 metri. Da quella distanza... Sì, ma quello lì si chiama Savoglio, sai. Maresciallo. Buongiorno, maresciallo. Ciao. Buongiorno, maresciallo. Ma che buongiorno, buongiorno. Buonanotte. Io vado a dormire adesso, sai. Ciao. Commissario. Ciao. Buongiorno, come stai? Ah, Musillo. Hai visto che ti hanno rilasciato? Esiste la giustizia in questo mondo. Certo che esiste. Allora, posso fermare? Firmo. Eccolo lì, Musillo, a costa. Oh, già ti hanno fatto sortita il gabbio. Ciao, Musillo, che fai? Te vai a godere questa bella giornata? E me la godo, sì, vado al mare con questo sole. E ce n'avevi pure bisogno, è bella la vita, eh? È bella, sì, ma perché? Ti dispiace che mi hanno ridato la libertà? No, dico solo che la libertà te la sarai guadagnata. Ma che stai a dire? Io ho la coscienza in pace. Ero innocente, si saranno accorti che era stato un errore giudiziario. Ah, senti, Musì. Che vuoi? Avvicinati, ti devo dire una cosa. Che c'è? Con tanti saluti dal cinese! Yeah.
sera e il supermercato chiuderà tra pochi minuti. A tutti grazie e arrivederci. Stiamo chiudendo. Levate da mezzo. Oh! Tutti dietro le casse! Avete capito, ho detto? Dall'altra parte delle casse! Dentro! Dentro! Comincia da quella punta! State indietro! Dietro le casse! Via tutti! Basta! Basta! State fermi voi altri, se no vi ammazzo! E dai, muovete! Sbrigate! Senti voi! State zitti! Pronto, polizia! Stanno facendo una rapina al supermercato di via Casilina, angolo via Filarete. Venite, presto! Hanno partito la polizia! Zitti! State zitti! La polizia! Augusto! No, ma hanno partito la polizia! Tornate dietro ai gatti! L'hai ammazzato! Io sparavo per aria, sarà stato un colpo di rimbalzo! Andiamo via! Ma che fa? Chiamano ostaggio e se non ci fanno uscire ammazziamo! Arrendetevi! Venite fuori con le mani in alto! Controlliamo tutte le uscite! Avanti! Venite fuori con le mani in alto! Se non ci fate uscire, ammazziamo l'ostaggio! Com'è la situazione? Hanno preso un ostaggio. E dicono che l'ammazzano se non li lasciamo liberi. Sai quanti sono? No, purtroppo. Sono un commissario, voglio solo parlarvi. Fatemi entrare. Levate da mezzo, se non ammazzo davanti a te. Ci dovete far uscire qua prima che trovate la maniera di fregarci. Va bene, uscite. Quell'arpa bianca, falla portare qua. Pensaci tu. Guarda, qualsiasi cosa succede, la macchina che c'è via dietro, un elicottero che ci sorveglia, pure se scoppia la gomma io l'ammazzo! Lei come si chiama? Aureli Maria Teresa. Aureli Maria Teresa. Allora, nome e cognome. Dico perché. E dove si trovava? Ero venuto per trattare coi banditi. Ci ho provato anch'io, ma sono arrivato tardi. E così domani avremo un'altra volta tutta la stampa contro. E speriamo che non succeda niente alla donna che hanno preso come ostaggio. Non possiamo intervenire. Anche tu mi sembra che con i tuoi metodi non sei riuscito a tenere molto. No, anche se lei stavolta avrebbe chiuso volentieri un occhio. Non ho detto questo. Infatti, l'ho detto io al suo posto. Forse. E mo con questa che ci fa? Apri la curva, apri lo sportello. Ma vi siete impazziti? Mi volete ammazzare, disgraziati? Zitta, zitta!
Ma io che v'ho fatto? Tace! Abbiate pietà, Dio mio, non lo fate! Alla polizia non glielo dico che v'ho visto in faccia, ve lo giuro! Io non parlo, non dico niente a nessuno, ma non mi ammazzate! Ho due creature che mi aspettano a casa, Dio, Dio, no! Dai, apri! No! Tace, non mi ammazzate, non mi ammazzate! Ho già detto, io della rapina al supermercato non so niente. Ho capito, sei soltanto capace di chiederli, favori. Ma perché ci tieni tanto a saperlo? Perché il colpo l'avevo progettato io, l'idea era mia. E voglio sapere chi è stato che mi ha fregato. Mica è facile trovarlo. E perché? Questo è facile da trovare. Va bene, mi darò da fare, promesso. Allora, che mi dici? Io credo che stavolta anche coi suoi sistemi riuscirà a ottenere poco. Sarebbe a dire? Che non è di quelli che cantano. Si potrebbe stare anche un anno a torchiarlo, tanto quello non parla. E chi è questo fenomeno? È uno che chiamano il Chioso. Te lo ricorda? Un biondino. Come no? Certo. Franco Spadoni. Il colpo al supermercato l'ha fatto gente del suo giro. Non so chi con precisione. Ma col tempo posso sapere di più. E forse qualcuno di quelli riusciamo a farlo parlare. Se c'è di mezzo il Chioso è lui, poi gli altri seguiranno a ruota. Una possibilità ci sarebbe per incastrarlo, beccandolo proprio sul fatto. So che sta organizzando un grosso colpo e ci parteciperebbe anche lui, ma è una traccia vaga. Cioè? Devo far parlare uno che annusa, passargli la droga e avere pazienza, ma non vorrei che nel frattempo il Chioso facesse il colpo. Se è per questo non preoccuparti. A tenerlo lontano per qualche giorno non ci penso io. Tu però cerca di sapere il più possibile. D'accordo. Becca morto struzzo, ma che non ce l'hai l'occhio? Eppure bella grossa la macchina. Che fai, Chioso? Insulti un pubblico ufficiale, eh? Mi meraviglia. E dici le parolacce adesso? Ma mi deve scusare, io non ci avevo fatto caso che era lei. Ah, beh, strano. Eppure sono una tua vecchia conoscenza. E adesso mi tocca restare. La dottor, ma sta scherzando? No, oltraggio a un pubblico ufficiale. In questi casi l'arresto è obbligatorio. Vero, maresciallo? Andiamo, Chioso. Ma come faccio? Io sto qua alla macchina mia. Ci pensa l'appuntato. Vai, Pollacci, vai. Oh, guida piano che hai rodaggio. Sta tranquillo. Insomma, se posso sapere che volete da me. Voglio che mi racconti una cosetta. Se me la racconti bene, posso anche modificare il rapporto che farò al giudice, dicendo che forse non hai avuto il tempo di riconoscermi. E quale sarebbe sta cosetta? Il traffico di auto rubate che vanno a finire in Francia. Dottor, ma che ne so? Io qua a roba lì non l'ho mai trattata. Certo, signor Pucci. Ho usato degli espedienti per toglierlo dalla circolazione per qualche giorno. C'erano già premi per trattenerlo. Diciamo che ho calcato un po' la mano... Allora lei ammette che si trattava di arresto illegale. Sì, in un certo senso. Immagino che lei non ignori che l'arresto illegale è un reato punito dal codice penale. E ciò nonostante, lei mi rimprovera di aver rimesso in libertà quella persona... come si chiama? Franco Spadoni, detto il Chioso. Sì, Franco Spadoni, detto il Chioso. La cui responsabilità mi è apparsa subito molto dubbia. Mentre se c'è una cosa che dovrei fare... è quella di incriminare lei. Francamente, non so che cosa pensare. Mi risulta che lei è un funzionario molto efficiente.
Ma in questo caso difficilmente riuscirà a spiegarmi... Infatti è molto difficile spiegarle. Bisognerebbe che qualche volta le venisse via da quella scrivania e lasciasse per un momento i suoi codici per rendersi conto di persona che cos'è il nostro lavoro. Criminali violenti, scaltri, protetti da una rete di omertà e da avvocati pronti ad approfittare di leggi troppo indulgenti. Ecco, se vivesse con noi per un po' di tempo, io potrei evitare spiegazioni che lei capirebbe da solo. Tutto ciò che vuole, ma queste sono illegalità, nelle quali non mi avrà mai come complice. Abbiamo leggi civili, e sono queste che io applico. Sì, leggi civili che non impediscono a un paese civile come il nostro di produrre ogni giorno nuovi criminali. I miei rispetti, signor giudice. Ricevuta segnalazione. Stiamo spostando la Tupolana a 5 Laura? Sì, dottore. Com'è la situazione? È ancora al bar, probabilmente sta telefonando. Aspetto il cambio, passo. Non perderlo d'occhio, eh? Passo. Facendo sto vecchio bottana. Da stamattina che sei infilato là dentro. Lo sai che nel nostro mestiere ci vuole pazienza, no? Sto ciappa, mangia qualche cosa anche te, va là. Ma senza vino è strosso, cazzo. Ma voi dite che ci vuole pazienza, maresciallo. Che vita, da negri. Ho posteggiato la macchina in quella piazza. Si è fatto un pezzo di strada a piedi. E adesso sta telefonando dal bar, da qui si vede benissimo. Cos'hai saputo di questo colpo? Ecco, sta uscendo. Va verso la piazza. Seguilo lentamente. Ma dove è andato? Accidenti, l'ho perso di vista. Dovrebbe essere andato di là. Ciao. Allora, ci siamo, eh? Sì. Mi raccomando, io resto qui col motore acceso. Forza, ragazzi. Andiamo. Entrando in banca. Andiamo. Fermi tutti, non vi muovete. Se fate una mossa, vi ammazzo. Fermi. Vietate le armi. Thank you.
Punta da destra. Attenta qua, macchina! Letta, vedrai che adesso si ferma. Finalmente l'ha capita, sto stronzo. Vada! Pensato quel cornuto. Faccia era! Riusciva a piana sopraelevata e si salvava. Finalmente l'avevo seminato, sto bastardo.
Rieccolo, dai, dai, accelera! E che accelero? Questa ormai è sfondata! C'è stare via! Fallo riavvicina, che lo sistemo io. Attento, frena! Sono il commissario Betti. Vorrei notizie del brigadiere Biondi. È una gran brutta ferita, purtroppo, commissario. E cioè? Ha riportato una grave lesione alla colonna vertebrale. Riuscirà a cavarsela? Sì, ma purtroppo siamo certi che rimarrà con le gambe paralizzate per tutta la vita. Ma ha 25 anni. Dovete fare l'impossibile. È naturale che faremo l'impossibile. Ma speranze non ce ne sono. Commissario, naturalmente lui non sa niente. Ciao, Biondi. Salve. Lo sapevo che sarebbe venuto. Mi fa molto piacere. Ti ho portato delle arance. E volevo portarti qualche altra cosa, ma sai, all'ultimo momento qui sotto non ho trovato niente di meglio. Come va? Sono ancora vivo. Mi hanno detto che al massimo tra un mese mi rimettono di nuovo in piedi. Però non potrai più far parte della squadra speciale. Con tutte quelle foto sui giornali sei più famoso di James Bond. Mi rimetterò in divisa e vedrà che renderemo lo stesso la vita difficile ai delinquenti. No. Dovrei trovarti un altro capo. Io con la polizia ho chiuso. Il magistrato mi ha incriminato. Non ricorrevano le condizioni di legge perché sparassi al chiodo. Capisci? Con uno che aveva ammazzato 3 bambini, bisognava andare col codice alla mano. Questa mattina ho dato le dimissioni. E al processo staremo a vedere. E rinunciano a uno come lei? Ci rinunciano e come? Non aspettavano altro. Io ero un tollerato. Lo sapevo bene. Non riesco a crederci. Perché, vede, da quando mi sono arruolato, per me la polizia era lei. E adesso che farà? Non lo so. Io so fare soltanto il poliziotto. Pronto? Chi? Avvocato Sartori, come va? Sì, mi ricordo benissimo. Sì, sono passati quasi 2 anni. Certo, possiamo vederci. Per me andrebbe bene anche oggi. Va bene, a più tardi. Thank you.
Buongiorno, chi desidera? Buongiorno, l'avvocato Sartori. C'è un signore che vuole parlare con l'avvocato Sartori. Lei chi è? Sono il dottor Betti, ho un appuntamento con l'avvocato. Avvocato, c'è un signore che dice di avere un appuntamento con lei. Sì, è lui. Può salire, è all'attico. Prego. Grazie. Prego, si accomodi. Grazie. Chiedo scusa per il controllo a cui ho dovuto sottoporla. Ma purtroppo i tempi in cui viviamo ci impongono di essere prudenti. Sigaretta? No, grazie, non fumo. La invidio. Sono misure che abbiamo preso non solo in questo quartiere, ma un po' dovunque in città. Con quello che succede, oggigiorno bisogna cercare di difendersi. Sì, la polizia farà pure il possibile, ma è certo che adesso non è più sufficiente a proteggerci. Se vai a denunciare una rapina, neanche ti ascoltano. Posso offrirle qualcosa? Grazie. Ecco, in parte posso anche essere d'accordo con lei, ma non darei tutta la colpa alla polizia. È un problema grosso, di mezzi, di uomini, non è facile. Sì, ma non è solo questa la ragione. Si segue, prego. Qui non si tratta solo di mezzi e di uomini, ma di sistemi diversi per combattere la malavita. Ma per la sua vicenda, se posso esserle utile, mi consideri pure il suo legale. Lei è molto gentile. Salute. Mi perdoni la curiosità. Ha già trovato un nuovo lavoro? No. Per ora mi sta guardando intorno. Allora le faccio una proposta. Le sue qualità sono note a tutti. E io ho avuto modo di apprezzarle durante la tragica storia di suo fratello. Lei fece molto per me 2 anni fa. Ma una volta uscito dalla polizia... In tempi come questi non riesco a capire come possano privarsi di un uomo come lei. Le dicevo poco fa che oggi bisogna difendersi da soli. È una spiacevole situazione, ma è una realtà. E noi non ci limitiamo a parlarne, ma abbiamo preso un'iniziativa. Noi chi? Un gruppo di amici, commercianti, professionisti, anche nomi noti. Abbiamo costituito una specie di associazione. E avete assunto delle guardie giurate? Ossia dei vigilantes, come li chiamano oggi? No, niente vigilantes. Cittadini coscienziosi che aiutano la polizia a combattere la criminalità. È tutto perfettamente legale. Ci tengo a sottolinearlo questo. Spero che in questi giorni abbia avuto il tempo di riflettere sull'offerta che le ho fatto. Sì. Bene. Prima che lei mi risponda, voglio solo ripeterle che saremmo felici di averla con. Avvocato, come consulente legale lei è il più qualificato. E in quanto alla conoscenza della malavita, un maresciallo in pensione ne sa più o meno quanto ne so io. Ma vede, io sono un uomo d'azione. E se accetto di collaborare con voi, e per combattere la delinquenza con i miei sistemi. Poi è la ragione per la quale avete scelto me. Grazie per aver accettato. Le presento i miei amici. D'accordo. Di solito le nostre riunioni le teniamo in questo garage. Il signor Marino. Piacere. L'ingegner Pasqui. Piacere. Il dottor Violante. Piacere. Il signor Pandolfi, il signor Lazzari, il signor Valli, il dottor Valeri, il signor Santini. Tutte persone che sono state vittime di aggressioni o di rapine. Io non ho subito né rapine né aggressioni, ma negli ultimi anni 3 dei miei uomini sono morti e molti altri sono rimasti feriti. L'ultimo rimarrà paralizzato per tutta la vita.
È un ragazzo di 25. Vede, ci siamo divisi il controllo di una zona molto vasta, che poi è quella dove abbiamo le nostre case, i negozi. Naturalmente non difendiamo soltanto le cose nostre. L'ultimo ladro lo abbiamo preso circa una settimana fa. Mi ha appena girato l'angolo. Perché ci siamo fermati? Quello è un pregiudicato. Credo che stia facendo il palo. Avverti subito l'avvocato Sartori. Avvocato Sartori? Sì? Un movimento sospetto a largo Goldoni. Ci raggiunga, per favore. Va bene, arriviamo. Prendi qui a destra, faremo prima. Non facciamo rumore. Ottimo lavoro. Forza, fuori. Polizia? Abbiamo sorpreso tre ladri in un negozio di tappeti in largo Goldoni. Il mio nome? Avvocato Sartori. Grazie. Vigliacchi, delinquenti. Siamo stati da Franca Gabriella fino alle 9. Poi qualcuno ha proposto di andare tutti a Ostia a fare una bella mangiata di pesce. Ma era tardi e gli ho detto che ce ne andavamo a letto. Se lo puoi fare. Allora... Apri! Stanno portando. Dove ce l'hai? Ce l'hai. Fermo, fermo che lo piglio io. Giù, andiamo. Andiamo. Ah!
scusa, perché continui a portare la pistola se hai lasciato la polizia? Sai, è una questione di abitudine. Alla finestra. Ma è possibile che tu hai sempre tanto caldo? Sarà l'effetto della tua vicinanza. Non lo faccio più. Allora, hai scoperto finalmente perché faccio l'amore con te? Perché ti piace, visto che adesso ho lasciato la polizia. Sì, ma non per amor mio. Non ho nemmeno il diritto di sapere qualcosa di più sulla tua vita. Perché hai dato le dimissioni? Beh, ora forse pretendi un po' troppo. Ecco, lo sapevo. Non è cambiato niente. Porti sempre la pistola. E ti vedo di sfuggita come quando eri un poliziotto. Sai, i poliziotti si nasce. Già. Ma molto spesso i poliziotti si muore. Comunque hai trovato un lavoro che ti piace. Sì. E sei soddisfatto? Non è questo il punto. È un servizio utile alla società. Ciao. Ciao. Scusi, mi può spostare la macchina? Oh, commissario! Ha visto? Sono già fuori. Insufficienza di prove. Avrei trovato un buon avvocato. Dai, spostati, che blocchi la macchina al commissario. Vai! Non è mica più commissario adesso. L'hanno cacciato via. Ma no. E come mai? Perché un figlio di mignotta che piglia e spara. Hai capito? Allora, se uno gli dice li mortacci tua, non è più oltraggio al pubblico ufficiale, eh? No. Senti, vatti a fare una passeggiata. Allora, seppure uno gli mena, non è più un reato, eh? Certo! Agenzia Recapiti, per l'avvocato Sartori. Ah, va bene. Sì? Signorina, devo consegnare una busta all'avvocato. La dia a me. Non posso, mi deve firmare lui la ricevuta personalmente. Un attimo. Che significa? Chi siete? Lasciatemi! Che volete? Otto, fammi vedere noi che volete. E sta fermo. Papà! Papà! Ma che succede? Che ti vogliono fare? Lasciatelo! Vieni, provi a te, volevo. No! No! Sta buona! Aiuto! Via! Vatte, spalli! Guarda! Te voglio vedere un cervello! No! No! Guarda! Devi guardare! Tutto lo spettacolo! No! No! Non chiude l'occhio! Guarda che gli è sta a fare! No! Non gira la testa! No! Lo vedi che gli è sta a fare? No! Thank you.
Ehi, hey, campione, come va? Meglio, grazie. Cos'è? Ti scaldi i muscoli prima della partita? Cerco di entrare in forma. Stavolta le arance non le ho trovate. Ti ho portato dei giornali e le carte. Ma no, non si doveva disturbare. Senta, andiamo a parlare fuori. Le dispiace se continuiamo più tardi? Si figuri, per me è lo stesso. Grazie. Mettiamoci laggiù. Mi sta bene qui fuori? Sì, è vero. Ha visto che bel servizio hanno fatto a quella povera ragazza in quel villino? È sotto gli occhi del padre. È stata una vendetta. Il padre è l'avvocato Sartori, quello che ha fatto arrestare i ladri del negozio di tappeti. L'avrei letto, no? Sì, sì, l'ho letto. Li avevano beccati tutti e tre. E stanno ancora dentro. È chiaro quindi che la vendetta non è opera loro, ma di qualcun altro. Parenti in grado di farlo non ne hanno. Forse qualche amico. Ma uno di quelli arrestati, Chiaretti, ha due fratelli. Anzi, due fratellastri, che hanno un cognome diverso. Sa, la madre si era messa con un altro. E stranamente sono molto legati tra di loro e si sono sempre aiutati. Forse sono stati loro a vendicare il fratello. Ma che c'hai, un cervello elettronico? Ci ho vissuto tanto in mezzo a quei delinquenti. Per adesso sono ancora aggiornato. Ma poi, col tempo, è chiaro che non lo sarò più. E allora potrò solo mettere qualche timbro in un ufficetto della questura. Ma cosa dici? Adesso ti operano e ti rimettono a posto, eh? E invece no. Per ora mi fanno fare gli esercizi di rieducazione. E poi forse mi operano. Ma ci vuole molto più tempo del previsto. Meno male che ne ho tanto di tempo davanti a me. Ho solo 25 anni. In fondo sono fortunato, no? Dai, facciamoci una partita. Che ci giochiamo? Quello che vuoi. La metto in macchina. E te pareva. Mi fa accendere, per favore. Sergio! Sergio, hanno preso pure a te. Ma che ci vogliono fare? E che ne so. Sono loro, li riconosco. Ah!
Non ti serve più a niente. Basta. Non dobbiamo ammazzarli. Io ho detto un serio. No! Lasciami! Papà! Papà! Guarda! No! Devi guardare! Devi godere tutto lo spettacolo! Portateli via. Adesso possiamo anche consegnarli alla polizia. Che vi ammazziamo, tirate fuori tutto quello che ci avete, soldi, portafogli, gioielli, e non fate resistenza, sennò è peggio per voi. Andiamo. No, no, no. Tu, forza, sbrigatevi, tirate fuori tutto. Andi. Mamo, tocca a te. E lei, vado tu. Sai, Caccia tutto. Dammi quella pelliccia. Sì. Non ci provate. Ma già per sta collana. E dopo? Forza! Chi è? Via quello! Mi salvo, porta! Vamo! Porta voglio, porta voglio! Dai, Vamo! Su! Va bene qua. Dai. Tu, da manelli. Ecco. Dai, Pure no, questo. No, questo no. Questo no. È un ricordo. È un ricordo. No, basta, no, no, no. Ma insomma, non potete... Papà! 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 Mario! 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 Papà! Su, sbagliamo! Papà! 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 Assassini! Sì, sì, va bene, ma non faceva parte della nostra associazione. D'accordo. Non faceva parte dell'associazione. Non era un vostro amico. Ma io dico che bisogna fare ugualmente qualcosa. È una questione di giustizia, per Dio. Non si può lasciare che un poveraccio venga ammazzato sotto gli occhi dei figli. E che gli assassini siano ancora in giro. Perché adesso la giustizia chissà quando arriverà. E se arriverà. Lei cosa ne pensa, avvocato? Sono completamente d'accordo con il dottor Becchi. Anch'io sono d'accordo. Conti pure su di me. Da dove cominciamo? Dai ricettatori. Con un morto di mezzo questa volta i banditi avranno dovuto liberarsi alla svelta della refurtiva. Ne conosco un paio che potrebbero essere quelli giusti. Dobbiamo andarci subito. Ma insomma, che volete? Ma è stata rovina tutto. Io sono commerciante onesto, ma che andare cercando? Ah sì? E allora perché non chiami la polizia? La polizia? Che c'è tra voi? Valeri, ha trovato niente? No, no, niente. Soltanto questo. E anche qua. Niente, solo pelli di coniglio. Andiamo. Ma guarda che... Sta zitta che ci hanno da bene. Allora, novità? Niente, tutti i buchi nell'acqua. Se non riusciamo a trovare le pellicce, figuriamoci i gioielli. E poi a quest'ora avranno avvertito tutti. Bisogna trovare un'altra strada. Vi farò sapere. Arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo. Certo non sarà facile, ragazzi. Già, ma vedrete che prima o poi lui la troverà la strada giusta.
Ciao, biondo. Hai visto che te siamo venuti a trovare? Volevamo far due chiacchiere. Levamosi da qui, che è meglio. Allora, brutto fio de una mignotta, spia. Mo la finirai di raccontare tutti gli affari nostri. Come lo scherzo che hai fatto ai fratelli dei Chiaretti, eh? Stavolta non dirà niente dello sgobbo al ristorante. L'amico tuo già sta più a depetto tutti i ricettatori. Senta, se cerca Biondi, guardi che è andato laggiù con due persone da quella parte, in fondo al parco. Grazie. Perché non scappi adesso? Dai, scappa, su! E scappa! Così ti impari a fare affari tua. Brutto infame. Carogna! Fermi! Via! Stavolta il magistrato non ha trovato niente da ridire. Ha ritenuto che abbia agito in tua legittima difesa. E ha sbagliato. Avrei potuto evitare di ucciderli. Potevo mirare alle gambe o sparare in aria per intimorirli. La verità è che in quel momento ho voluto ucciderli. Era inevitabile che le accadesse. La lotta alla delinquenza, come la fa lei, con i suoi amici, diventa sempre un fatto personale. E purtroppo provoca una spirale di violenza. Il fatto è che non ci si può fare giustizia da soli. Anche se la tentazione è forte. E forse avrei ceduto anch'io prima o poi. Per questo non avrei accettato di tornare alla squadra speciale. A questo punto preferisco un centralino come mi hanno promesso. Sarai utilissimo anche lì. Ci vediamo. E adesso lei che farà? È una domanda alla quale non so proprio rispondere.